Eccoci qua signori, Big Luca da Dubai. In questo video vi voglio parlare di cosa ne penso dell'investimento in orologi e ne parliamo dopo la sigla, che non c'è. Eccoci qua signori. Allora, mi viene chiesto molto spesso cosa ne penso dell'investimento in orologi. Quindi ci sono persone che guardano video di alcuni formatori, influencer, youtuber, insomma dipende, e mi dicono: io ho visto Tizio, Caio e Sempronio che investono in orologi costosi, oppure ho un amico che investe in orologi costosi. E sapendo che io sono un investitore, ormai praticamente il mio lavoro a tempo pieno, oltre a fare l'imprenditore, il formatore, tematiche di online marketing, aziende eccetera, ma ho un patrimonio di cui mi devo occupare, e quindi il quanto, dove, come investirlo è importante, quindi è una cosa che A, studio e B, applico giornalmente. E quindi mi chiedono innanzitutto: ma è vera questa cosa? Cioè, gli orologi li compri, vanno su di valore, li puoi rivendere, cioè, è vera questa cosa qui? O mi stanno fregando? Cosa ne pensi? Dovrei investire in orologi? Allora, diamo alcune risposte intelligenti. Prima cosa, qualunque investimento trova la sua espressione, e questa è una cosa che dovete capire, sia che investite in ETF, sia che investite in cripto, anche se lì, diciamo, mettete dei soldi nel Bitcoin, facciamo così, fate immobiliare, comprate qualunque tipo di asset, dovete capire che se investire, se mettere soldi in questa cosa, la risposta non la trovate nell'asset stesso e nella frequentazione di un ambiente che investe o che mette soldi nell'asset stesso, ma dovete elevarvi e sapere un ragionamento strategico, cioè dovete guardare quella che in inglese si chiama the big picture, ok? Quindi non capirete che strategia di online marketing fare per la vostra azienda, come acquisire più clienti, vendergli più prodotti e servizi, andando nella piattaforma o nel merito della singola azione, ma dovete capire qual è la strategia a cui quella cosa sottende. L'investimento è la stessa cosa, quindi prima di dire dovreste mettere dei soldi in orologi, dovremmo avere una visione un po' più alta del perché, per come, per quanto si investe e quale ruolo possono avere gli orologi nel nostro patrimonio e nei nostri investimenti. Cioè, prendere le cose singolarmente nel nulla non fa mai bene. Nel marketing, per esempio, dico: ma dovrei scrivere un libro? Dipende, ok? Ma io dovrei fare un corso? Ma io dovrei fare gli annunci su Facebook? Ma il mio webinar lo devo fare così? Ed entrano nel merito, e in questo merito che si mettono ad analizzare tanti webinar. No, è che ancora non abbiamo confermato che il webinar ti serve, il webinar è in relazione ad altre cose. Quindi facciamo un attimo una discussione. E purtroppo, ecco, disclaimer. Chiunque deve diventare un investitore, poi dovete avere un veicolo o più veicoli, un'azienda che produce tanti soldi, ok? E poi dovete capire come far apprezzare questi soldi, come proteggerli, eccetera. Quindi se siete imprenditori e vi volete dare al gioco degli investimenti, cioè cosa molto seria degli investimenti, dovete capire che non lo potete fare in modo bambinesco. Cioè, da un punto di vista di cioè è una cosa dannatamente seria. E ricordatevi, parola di Big Luca: diventare ricchi è una cosa, restare ricchi e diventare sempre più ricchi e non perdere il proprio patrimonio, specie quando comincia a essere l'auto, perché c'è una differenza tra avere 10.000 euro e tentare il colpo gobbo e avere milioni, decine di milioni o centinaia di milioni da parte e capire come allocarle. Cioè, sono due giochi diversi. Allora, quindi ci sono alcune cose che dovete capire, che vi devo dire, e anche se sono una rottura, cioè l'analisi finanziaria, anche quella che vi sto per dire, non è solo quella delle candeline, dei bilanci, eccetera, ma c'è una visione, ad oggi si direbbe, olistica. Quindi parliamo di orologi. Dovrei investire in orologi? Facciamo alcuni ragionamenti. Primo, per chi chiede così, mettete like al canale, quello era un pollice in su, lasciate un commento, insultateci, eccetera, perché stimola l'algoritmo di YouTube. Allora, Big Luca, ma è vero che c'è questo smercio di orologi, che io posso prendere un orologio oggi, indossarlo perché mi piacciono gli orologi, rivenderlo tra un anno per del profitto? È vero che sono abbastanza liquidi? È vero che soprattutto in posti come Dubai vai lì, ti pagano in contanti, eccetera, eccetera? È vero che c'è questa cosa? La risposta è sì, è vero. Ok, quindi non è una palla. Ovviamente non sono la persona adatta a dirvi quali marche di orologi, ma ripeto, non entro nel merito, io guardo la strategia. Poi la marca di orologio che si apprezza di più l'andate a chiedere a uno che si intende di queste cose. Io in questo video vi do una visione macro sul campo investimenti e se è giusto o non giusto farlo. Io personalmente non investo in orologio, adesso capirete il perché.
Quindi è vero, sì, assolutamente sì. E nella media mi dicono i Patek Philippe, i Rolex si apprezzano, puoi fare anche il 50% in un anno, cioè è vero, ho visto succedere, ho peraltro molti amici a cui piacciono gli orologi. Io qua, senti, io mi compro l'orologio da 20.000, me lo metto, faccio il figo, tra un anno lo vendo a 25.000, ci ho anche guadagnato. Quindi questa cosa è vera, ripeto, poi non è che se comprate gli orologi, questo è come dire le cripto, no, dipende dalle marche. Okay, quindi, mi dicono, adesso non ho provato, non ho mai comprato e rivenduto un orologio, quindi non so, un Patek Philippe, un Rolex, sono quei due che mantengono, mi dicono, più valore, e anzi, vanno su, ci sono dei siti, mi sembra Chrono24, dove ci sono delle piattaforme dove potete vendere e comprare orologi, hanno l'escro, una piattaforma molto seria, cioè c'è questo smercio, c'è cioè un mercato molto... molto vivo, quindi niente di assolutamente truffaldino, niente di strano. Ora, dovreste quindi mettere dei soldi in orologi? Nella maggior parte dei casi in realtà la risposta è no, con alcune eccezioni, quindi ve le propongo. Allora, mettiamo che voi siate delle persone a cui piacciono gli orologi e li volete mettere, ve li mettereste comunque. Il fatto che voi possiate comprare un orologio, abbiate i soldi per comprare l'orologio, che è un oggetto ornamentale, voglio dire, non serve l'orologio, ok? Come non serve la cintura da 1000 euro, però c'è chi piace. Cioè, guarda, senti, molti miei amici fanno questo ragionamento, io mi compro un paio di orologi, me ne metto uno una settimana, uno l'altro, alla fine li rivendo e con quello che ho guadagnato, magari metto 5.000 dollari in tasca, perché sono imprenditore quindi hanno abbastanza soldi, compro un nuovo orologio e vado avanti così, praticamente un orologio finanzia l'altro e magari me ne compro, oppure mi compro quello più costoso, no? Compro un orologio da 10.000, poi lo rivendo per 15.000, ma con questi 15.000 metto un altro orologio, mi sto mettendo degli orologi gratis, cioè è una cosa autofinanziante, va benissimo, cioè posso dire ho comprato un orologio e ha perso tutto il valore, poi me ne devo comprare un altro e devo risborsare i soldi, ovviamente è meglio. Ok, questo lo fanno per esempio qua a Dubai, molto comune con le macchine da corsa, no? Le supercar, la Lamborghini, la comprate usata di 2 o 3 anni che ha già subito tutto il deprezzamento, la guidate e poi la rivendete più o meno allo stesso prezzo. In quel caso ci avete un po' perso perché avete pagato l'assicurazione, va bene, non è una tragedia, molto peggio comprare una Lamborghini nuova da 300.000 dollari e dopo 2 anni ne vale 150.000 in più, hai pagato l'assicurazione. Quindi niente di strano, mi piacciono i tappeti, poi in più li posso anche rivendere, va bene, ma certo, buon Dio, va benissimo. È un investimento, ecco qui andiamo più sulla parte ostica. Allora, dovete capire alcune cose. Ci sono tematiche di protezione patrimoniale, cioè le persone che comprano orologi, per la maggior parte, non capiscono che cazzo stanno facendo, cioè non sanno perché loro comprano orologi e non fanno altro. Cioè gli orologi in un portafoglio devono essere inquadrati nel modo giusto. Quali sono i benefici di comprare orologi? Ok, allora il primo beneficio è la protezione patrimoniale, cioè se voi fate dei casini i conti ve li possono bloccare, ve li possono pignorare. Chiaramente parliamo, ragazzi, di gente che fa cose strane, non di un imprenditore, okay, normale, cioè uno che fa truffe internazionali dovrebbe avere soldi liquidi in banca il meno possibile, sono io il primo a dirlo. Perché? Perché il conto lo puoi bloccare e il conto è a mio nome. L'orologio è al portatore, possiamo dire. Chi ha l'orologio in mano, l'orologio è suo, sì, poi c'è il certificato che può avere il nome. Però capiamoci, no? Soprattutto gli orologi d'oro lo puoi sciogliere e hai un cubetto d'oro. Insomma, è molto molto fattibile come cosa. E sono fuori dal circuito bancario. Perché, ragazzi, vi dico, i ricchi hanno l'oro, i ricchi hanno le opere d'arte, i ricchi hanno, vi dico proprio, cioè sono opere d'arte, quadri, tappeti, orologi, oro, gioielli, diamanti per certi versi, autografi, libri antichi, antichità di pregio, cartoline, quelle del basketball, del baseball, eccetera, eccetera. Perché si possono comprare questi oggetti e dove hanno un senso comprare questi oggetti? Hanno un senso in un'ottica di protezione patrimoniale, di scollegamento di soldi dal circuito bancario. Cioè, domani faccio un merdone, qualcuno mi attacca, pesto i piedi a quello sbagliato, mi rogano i conti, mi fanno la rogatoria, mi fanno ma gli orologi sono al sicuro in una cassaforte. Mi servono dei soldi, prendo l'orologio, lo rivendo, incasso 100.000 dollari, ecco che sono di nuovo operativo. Ho un tappeto di pregio, tappeto persiano, lo rivendo, magari lo vendo anche in quel momento in perdita, non ci devo guadagnare, ma non c'ho soldi, mi hanno bloccato tutti i conti, le carte non vanno, io sto morendo di fame, quindi
lo possono anche vendere al 50%. Si scollega il sistema bancario. Posti addirittura come Dubai o come la Svizzera, per esempio, per certi versi alcuni paesi asiatici, offrono questo scollegamento al sistema bancario. Cioè, come si fa, ragazzi? Si va in banca, si prelevano i soldi in contanti, si perde quindi la traccia telematica e i soldi riappaiono in un'altra forma come oro, gioielli, tappeti, orologi, macchine. E nessuno sa che tu li hai, soprattutto se la proprietà, in questo caso della macchina, non tanto dell'orologio, ma dell'immobile, per esempio, se parliamo anche degli immobili, sono sotto aziende offshore, non sono a vostro nome, eccetera, eccetera. Nel caso dell'oro non viene registrato su nessun registro pubblico in molti paesi, in alcuni sì. Ok, quindi una delle forze di avere degli asset non digitali, non rogabili, non toccabili, è un'ottica di protezione patrimoniale. Cioè, bloccami tutto, io ho 1,5 milioni di orologi, vado in negozio, lascio dare 1,5 milioni, qua è legale tenere il cash, ho 1,5 milioni di cash, mi sono ristabilito, poi comincio a fare business, magari pago gli avvocati, eccetera, eccetera. Dipende dal casino che mi è successo. Casini geopolitici. Ho i soldi nella banca italiana, cosa che vi consiglio di non fare. Bloccano gli sportelli, oddio mio, cazzo, non c'ho da prelevare. Ho degli asset che possono essere scambiati per soldi. Oltretutto, vi dovrei disegnare una linea della gravità, però ve la propongo qui. C'è un'economia, ok, punto A, immaginate qui, di piena occupazione, piena economia florida, disoccupazione allo 0%, inflazione allo 0%, tutti lavorano, tutti lucrano, sono tutti contenti, a vari livelli chiaramente, l'impiegato è contento perché lavora in un'azienda che cresce, gli danno la tredicesima, ha fatto il mutuo, è contento, l'imprenditore sta facendo una barca di soldi, si è fatto lo yacht, siamo tutti contenti. C'è poi l'Armageddon, ok, dalla parte opposta di questo schieramento c'è l'Armageddon. Questo è, c'è un'intera industria in America, si chiamano preppers, preparatori, cioè è fallito il dollaro è andato a zero, hanno fatto il 51% attack sul Bitcoin e sono arrivati gli alieni con il computer quantico, hanno succhiato la blockchain, perfetto, è fallita tutta l'economia, è fallito tutto e per strada ci sono violenze e spargimenti di sangue, eccetera, eccetera. Questi sono i due ambienti dello spettro opposto. Voi dovete capire come e quando collocare i vostri asset a seconda di questa graduatoria. Vi faccio un esempio. Se c'è il mercato in piena occupazione, siete tutti tranquilli, però avete fatto un merdone bancario, vi hanno bloccato i conti in banca, ma avete ancora gli orologi, il mercato è florido, uscite col vostro orologio, qualcuno vi dà 100.000 euro in contanti, o vi fa il bonifico per 100.000, o vi dà il bitcoin per 100.000 e siete subito operativi, vi siete, diciamo, ristabiliti, non state più morendo di fame, no? Ci capiamo quando dico così. Ok, a questo punto avere l'autopatrimonio, e adesso dovremo parlare delle ripartizioni, e avere anche qualcosa fuori dal sistema bancario, avere degli orologi, oltretutto se vi piacciono, mi dice guarda io me li metto, poi li rivendo, ok? È una cosa che mi può andare bene, ripeto, non sono esperto di orologi, fate queste cose con chi volete, ok? Avere degli immobili, che ovviamente sono diversi dagli orologi, va bene. Avere delle macchine, io ho 10 Ferrari a Dubai, se mi succede qualcosa, chiamo il mio referente di Dubai, dico vendi le Ferrari, accreditami 1,5 milioni di euro, 2 milioni di euro, ok? Quindi può avere un senso, adesso parliamo di percentuali. Perciò ha un senso, no, non è che non ce l'ha. Dall'altra parte, se succede l'Armageddon, ci sono quelli che dicono: no, ma io ho l'oro fisico. È irrilevante perché nell'Armageddon, se tutto fallisce, ci sono due cose che vi salvano. Quindi parliamo di asset: cibo in scatola. Perché quando si sta morendo di fame, se io ti do un orologio, tu non mi dai il tuo cibo. Perché tu il mio oro non te lo puoi mangiare, o il mio orologio, guarda ti do un Rolex da 1 milione, guarda qua stanno morendo tutti di fame, io ho dei grissini, quei grissini in quel momento valgono molto più di quello che tu mi puoi dare, addirittura non hanno prezzo. Se c'è la carestia e voi avete del cibo in scatola a casa, è fallito tutto, violenze per le strade, bande in giro, voi date a me, arrivo io sono ricco, ti do 1 milione in bitcoin, tu, segreto, no? Non lo devi neanche dichiarare, mi dai il tonno in scatola? No. Non mi mangio il bitcoin, io mi mangio il tonno in scatola. Quindi l'asset è il cibo in scatola e l'autoproduzione. Io ho lavorato anche con alcuni miei studenti in questo campo, sono molto bravi. L'autoproduzione, l'avere l'orticello. Arriva una carestia, una guerra, è finito tu, il dollaro è andato a zero, sono arrivati gli alieni, il complottismo, hanno avvelenato, mettiamo dentro tutto. Ok, chiaramente sto esagerando per farvi capire. O nel mio orticello della mia piccola villa, un piccolo orticello dove io posso autoprodurmi, ho ormai un albero che continua, diciamo, a produrre le carote.
mangio carote per 10 anni, tra 10 anni sarò rachitico, non avrò le proteine, però puoi sopravvivere a carote o a patate, come i nostri nonni durante la guerra, cioè, si mangiava la polenta, però cosa dobbiamo fare, no? E quindi è importante. L'altro bene, giusto perché voi lo sappiate, sono le armi, perché ovviamente dovete proteggere il vostro raccolto, il vostro cibo in scatola, dalle razzie, da atti di sciacallaggio. Per esempio, questo lo vedete dopo i terremoti, dove ci sono gli sciacalli, cioè che vanno nelle case a prendere cosa? Il cibo o i beni, perché vabbè, uno c'è l'oro, tiro su anche l'oro e poi vedremo, ma primariamente quando uno ha la fame, il cibo. L'apoteosi del prepper è collina, casa in collina, perché in collina, con le armi puntate all'ingiù, perché così vedi i nemici che arrivano, gli puoi sparare e tu proteggi il cibo che hai nel giardino di casa. Ragazzi, è un esempio estremo, però vi voglio far capire i due estremi. Benissimo. Quindi, in questa parte qui, gli orologi, il bitcoin, il contante, insomma, io ho 1 miliardo in contanti, ma io non prendo il tuo 1 miliardo se muoio di fame. La scena del Titanic, no? Ah, ma io ti pago? E quello gli dice, ma qua il bene più prezioso è la scialuppa di salvataggio. Dei suoi soldi io non me ne faccio niente, che non so se mi salvo, ok? Quindi questi sono i due estremi opposti. Cosa c'entra col Patek Philippe? Cioè, sì, però dimmi come investire in oro. Nah, buono, state buoni, io vi do la strategia, poi le altre cose andate su altri canali, io vi passo informazioni un pelo più alte di visione generale. C'è un tema di ripartizione del patrimonio, quindi visto l'inutilità quasi di imboscare il patrimonio se non fate niente di male, con il mercato in piena occupazione, però gli orologi possono diventare liquidi, e vista l'inutilità di questo nella figura dell'Armageddon, cioè quando finisce tutto, dovreste avere orologi. Allora ragazzi, alcune cose sugli orologi, alcune cose sull'immobiliare, alcune cose sulle macchine, alcune cose sono fortemente capital intensive. Vediamo le criticità, cioè per comprare un orologio o per rivendere un orologio io devo innanzitutto spendere un capitale di solito importante, poi importante ovviamente dipende da quanti soldi avete, per me 10.000 dollari di orologio possono non essere importanti, ok, per voi possono essere rappresentare la vostra vita, ok? Capita che c'è gente che ha 1.000 euro in banca, gli regala un orologio che è più del proprio patrimonio, cioè è assurdo, no? Però comunque si parla di, diciamo, tanti soldi, cioè non 2 euro. Non solo, ma sono fissi, cioè l'orologio lo compro tutto o lo vendo tutto, la casa la compro tutta o la vendo tutta, la macchina la compro tutta o la devo rivendere tutta. Quindi, se voi avete bisogno di soldi, avete un orologio e avete bisogno di 20.000 euro, l'orologio ne vale 120, dovete venderlo tutto, non potete vendere un 20% di orologio, cioè non so se è chiaro. E quindi la transazione comincia a diventare alta e la criticità è che potete svendere tutto l'asset in perdita quando vi serve il cash, verso chi si è tenuto il cash, o non avere abbastanza soldi da ricomprarvi un asset perché non lo potete frazionare. Case le stesse cose, macchine le stesse, come uno dei motivi per cui dico all'inizio del vostro percorso non consiglio di fare immobiliare. E non lo consiglio perché il margine di errore con un bene che male che ti vada costa 100.000 dollari è molto intenso, è molto grande. Ok, al di là per esempio della borsa, ho un portafoglio di borsa, ho 100.000 dollari in indici, mi servono 5.000 dollari, vendo 5.000 dollari, gli altri 95 rimangono lì a macinare in borsa. Ok, quindi detto questo, è assurdo comprarsi orologi se non si ha liquido in banca. Siete d'accordo su questa cosa qua? Cioè ho un bene illiquido fuori dal sistema bancario e magari un giorno lo devo vendere tutto perché in banca non ho 30.000 euro. È assurdo. Faccio questi esempi a ragion veduta. Ok, a buon intenditor, poche parole. Ragazzi, non ho detto che quindi tutte le persone su YouTube che fanno vedere gli orologi sono poveri, non è quello il messaggio, però a volte sì, ok? C'è chi ha la Ferrari o la Bugatti o che cazzo che è quella, la McLaren. In realtà sono poveri, non tutti, però capiamoci. A mio parere è assurdo comprare orologi in termini di investimento e di protezione, quindi ok, un bene che comunque si apprezza, potrei rivenderla di più fuori dal sistema bancario, però se non avete un portafoglio di indici. A mio parere è assurdo privilegiare gli orologi al Bitcoin, ok? Ci sono alcuni problemi con le parti, cioè l'orologio per esempio. Una cosa bella è che lo puoi trasportare, lo metti al polso, vai in un altro paese e hai appena trasportato nell'altro paese 150.000 dollari.
è un vantaggio. Non lo puoi fare con una macchina, è più complesso. Puoi trasportare una macchina tramite nave, ok? Però non puoi trasportare una casa, per esempio. La casa rimane lì, è fissa, va bene? La casa non può essere rubata, perché è lì fissa, l'orologio può essere rubato. Voi potete perdere, cioè, una delle ragioni, ve lo dico sinceramente, io perché non ho gli orologi, io me lo metterei anche l'orologio, perché è una cosa, no, fai vedere che sei ricco, ti prendi quello. È una delle prime cose che le persone guardano, questo lo confermo, io perdo. Cioè io, ecco, prendo un orologio da 50.000 dollari, io perdo un orologio da 50.000 dollari, al che mi tira il culo pesantemente, perché vaffanculo, lo possono rubare, ok? Non sono liquido, non ti dà da mangiare finché non lo vendi, lo devi vendere tutto. Perciò fatte queste opportune premesse, comprare un bene sperando che si apprezzi e poi rivenderlo si chiama speculazione. Ora, nel caso degli orologi c'è un track record, si sa quanti ce ne sono in produzione, quindi si può fare un'analisi e... se siete, diciamo, dell'ambiente, non lo ascrivo totalmente alla speculazione, cioè non è una botta di culo pura, c'è effettivamente un track record consultabile, si sa quanti ne ha prodotti l'azienda, possiamo vedere a quanto vengono venduti, se c'è una supply shortage sappiamo di cosa sono costruiti gli orologi, quindi possiamo ipotizzare, quindi si può, cioè non voglio dire che è una speculazione completa. È chiaramente una cialtronata se tu non sai che cazzo stai facendo e dici, bah, non so, io vedo tutti questi che si comprano il Rolex e va su, allora anch'io mi compro un Rolex. Quella è... no, è vietato, ok? Quanto pesa il vostro patrimonio? Ragazzi, ve lo dico prima, se voi avete 5, 600, 700 mila dollari in orologi e avete, a mio parere, 5, 6, 700 mila dollari in banca, è completamente sbilanciato, cioè non ha un senso logico, è troppo. Se poi voi mi dite, io ho 10 milioni, ho 5 milioni in indici, ho 2 milioni in bitcoin, ho un po' di liquido, ho un po' di appartamenti, poi guarda, non si sa mai nella vita, mi compro anche 5 orologi, così se dovesse succedere qualcosa mi metto l'orologio al polso e scappo, ok? Voi capite che questa cosa assume una connotazione diversa, cioè non per anche nel marketing, non focalizzatevi sull'oggetto, ma è giusto questo oggetto? Nell'online marketing me lo fanno ogni volta, ma io dovrei scrivere un libro? No, perché ho sentito che il libro va bene per aumentare la tua reputazione. Ma certo, sì! Ma che cazzo, cioè magari bisogna fare delle cose prima e fare delle cose dopo. Dire la prima cosa, per esempio, l'esempio che faccio sempre, nella costruzione di un personaggio, di un personal branding, di una società di formazione, eccetera, la prima cosa che tu devi fare sicuramente non è il libro. Poi il libro può farcire, anche io ho fatto il libro, tra l'altro non è neanche il libro, questo qui. No, Big Luca senza pudore, no? Per esempio. Come sono collassato a 12 anni con gli psicofarmaci, è diventato milionario a 25. Questa è la mia biografia, molto io. Non è neanche in vendita. E vi arriva a casa se prendete online marketing fermentecati 2.0. Ma per dire, ok, cioè, ah, vedi, Big Luca ha scritto il libro, allora vuol dire che bisogna scrivere il libro. No, ci vuole il contesto. Cioè, ve ne prego, perché se no, ripeto, ragazzi, volete giocare al gioco dei soldi, dovete mettere il cervello su on e capire tutte queste variabili, tutte queste cose, se no sarete dei pirla che vanno avanti e continuate a perdere soldi a minchiacchina, e la cosa non va bene. Quindi, consiglio l'investimento, avete già capito, cioè avete delle criticità, consiglio l'investimento in orologi? No, sinceramente. Dopodiché, se vi piacciono gli orologi, se avete già un discreto patrimonio, a mio parere mettere volutamente soldi in orologi, per esempio, per fare un'azione di flipping, se non siete milionari in cash, io non ve lo consiglio, perché è una pirlata. Dovete fare prima altre cose che sono molto più gestibili. Ripeto, la criticità di perdo l'orologio non è da sottovalutare. E uno mi risponde, ah, ma io li ho assicurati. E allora dovete assicurare gli orologi, cioè diventa un lavoro quello lì, va bene, cioè, ok, cioè, accetto questa, no, ma io li metto nel cavò della diventa uno sforzo, un pelo attivo, che bisogna vedere se ne vale la pena. O dite, io lavoro, attenzione, il mio lavoro è comprare e vendere orologi, non è un investimento, state lavorando. Devo fare un video assolutamente su questo argomento, sulla differenza tra rendita e reddito, perché le persone hanno una confusione in testa, è una cosa oscena, e purtroppo questo determina la vostra povertà, non capire rendita versus reddito e credere di stare investendo quando state lavorando, ok? Perché se scambiate il lavoro per l'investimento, andiamo a casa più. Per gli orologi costosi, io ho studenti che fanno queste cose anche per vantarsi, insomma, vari amici, mi dicono, Piroca, ma posso prendermi un orologio a 200.000 euro? Allora ragazzi, manteniamo le proporzioni, bisogna essere bilanciati, cioè queste cose qua si fanno al massimo con il 10% del proprio patrimonio.
Sono anche molto interessato a dov'è il tuo restante patrimonio. Quantomeno deve essere liquido, cioè all'illiquidità, non so se è chiara questa cosa, deve corrispondere una controparte di liquidità. Per forza. Chi ha solo immobili e non ha liquido, cioè avete tanti cazzi potenziali nel culetto. Vi rendete conto? C'è chi non se ne rende conto. Ma cosa può succedere? Porca. Cioè, dai, su, diamo. Allora, mi dici che vuoi mettere i soldi in orologi perché in caso di guerra, carestia, e poi non capisci cosa può succedere a degli immobili che sono lì e sono fissi. Trovano una bomba, cinturano la vita, i immobili non vanno. Eccolo qui. Ok? Succede un casino geopolitico, gli immobili non te li carichi in spalla. E beh, minchia. Cioè, vogliamo mettere. Quindi alla parte illiquida deve corrispondere una parte liquida. Non per niente. L'illiquidità si guadagna con la liquidità. Prima la liquidità, ragazzi. Questa è la nostra scuola di pensiero, questa è la mia scuola di pensiero, questo è quello che io faccio col mio patrimonio. Non accumulate asset, alcuni non sono neanche asset, illiquidi prima di accumulare liquido, perché prima o dopo dovrete svendere i vostri asset illiquidi per il liquido di qualcun altro. Cioè, trovate me, tu sei in difficoltà, io sono liquido fino al buco del culo, ti dico toh. Però al 70%, però adesso ti sventolo la mazzetta, tu mi dai il tuo bell'asset, okay, e io godo dell'apprezzamento. Gli immobili in sofferenza, ragazzi, perché ripeto, le persone non connettono molto bene questi nessi, questi punti. Quando comprate, per chi fa questo lavoro, di comprare immobili in sofferenza e flipparli, è quelli che sono in sofferenza, gente che non aveva il liquido e hanno comprato cose illiquide. Non è più difficile di così. Cioè, la legge di mercato, l'azienda che si indebita e che dopo un po' non ce la fa più, arriva quello che è liquido, siccome loro stanno morendo, gli dai il liquido per ottenere un asset che vale di più del suo liquido perché lui aveva il liquido. Cioè, ok. Quindi, quanto pesa la vostra torta? A mio parere, se volete diventare ricchi, non dovete avere asset che non danno dividendi e che si apprezzano, ma voi non potete beneficiare immediatamente dall'apprezzamento, ok? All'inizio che superino il 5-10% del vostro patrimonio. Poi ragazzi, chiariamoci, quando avrete 100 milioni, se volete avere 10 milioni in orologi, che è il 10% o anche il 20%, a mio parere è una follia, si ragiona anche per assoluti. Cioè, una volta che avete 20-30 milioni in banca, se non siete investiti, non in banca, per esempio in indici, eccetera, e avete un moderato, un apprezzamento e un dividendo, il resto schiattatelo anche a zoccola. Ho appena preso, cioè, chi si compra l'orologio, prima di comprare, l'altro giorno ho incontrato un mio conoscente qui a Dubai e lui ha due Richard Miller da 550.000 dollari l'uno. Vi faccio vedere, no? Io poi ci capisco che poteva essere una patacca, ma non lo è. E questa persona però guadagna tutti i mesi netti, ok, 1.5 milioni di dollari, ok, e ha centinaia di milioni di dollari in banca. A quello stadio, ok, quel livello, fate quel cazzo che volete, ragazzi, però ci dovete arrivare a quel livello lì e dovete avere degli asset che vi diano da mangiare e che voi possiate disporre di quegli asset, ok? Un portafoglio di borsa dove io posso vendere 100.000 dollari di azioni con un click e inviarveli è gerarchicamente superiore a un orologio dove io devo prendere l'orologio, andare a fare le valutazioni, possono fregarmi, la gente viene anche fregata queste cose qui, devo incassare, devo mettere i soldi, come lo dichiaro, poi ci sono paesi dove non è che tu possa esattamente andare in un negozio e farti dare 50.000 euro in contanti, cioè non è proprio adesso così banale anche lì, ci sono persone che mi dicono così, gli dico sì, ma devi anche avere un po' di pelo sullo stomaco, cioè se sei in Italia a farti dare, no, c'è gente che al che, sì, cioè, non è proprio banale, cioè, ci arrivate, ok, non è banalissimo. Quindi non, le persone quando gli descrivo queste cose dicono, ah, cioè, perché ho visto il video di più, è contro gli orologi, è contro l'immobiliare, le persone sono stupide, non sono contro, sono contro fare le cose a coda di gatto o alla cazzo di cane, cioè non capire, entusiasti, andiamo a comprare un orologio. Se voi avete la maggior parte del vostro patrimonio in orologi, cioè a mio parere non ha un senso logico, semplicemente non ce l'ha. Voi come mangiate? Vendendo gli orologi, e allora devi lavorare, cioè
ok, non hai liquido, è totalmente sbilanciato. La percentuale più o meno ve l'ho data, 5-10%, attenzione, dovete dedicarci attenzione. Oltretutto, come qualunque lavoro, perché comprare e vendere orologi è un lavoro, cioè cerchiamo di chiarirci su questa cosa qua, è un'attività di trading, professore, compro, vendo un bene che spero che sia prezzo, e cosa fate con i soldi dopo che l'avete venduto? Se i soldi li rimettete in altri orologi, state facendo un'azione di flipping, cioè di moltiplicazione speculativa del capitale. Niente di male, non siete delle cattive persone, ma anche lì condurre un'azione di questo, me lo fanno con l'immobiliare, devo fare dei video dedicati perché la gente si fa sempre più male, flippano. E siccome loro non capiscono che non è un investimento perché stanno lavorando, pensano che stanno reinvestendo, in realtà stanno rilavorando, ok? Cioè tutto ciò che richiede la vostra presenza attiva non è un, cioè, non so perché voi lo pensiate, ma non lo è, non è un investimento. Poi faremo dei video dedicati, perché ripeto, non capire queste cose è drammatico, perché poi ci sono in ballo i vostri soldi. Però tenete le cose ripartite percentualmente in modo intelligente. Chi ha fatto i nostri corsi anche sugli investimenti lo sa, c'è una piramide. Ora, gli orologi non sono per forza pericolosi in termini di posso perderci dei soldi, perché l'obiezione è gli orologi non possono perdere valore. Ora, chiaramente questo non è vero, ragazzi, io esco di casa e dico chi ha perso soldi in un orologio, li trovo tutti, e chi se ne intende capisce quali marche comprare. Solo il fatto che io mi sono informato in giro, mi hanno nominato due marche, che con questo vai sul sicuro. Sì, ragazzi, cioè, se io vado sui siti degli orologi ne trovo 100, perciò voi avete capito che sono queste due marche. Ma uno che non capisce e sente gli orologi non perdono valore, cioè capite qual è il problema? È come le cripto, ci sono le cripto, se parliamo di Bitcoin o parliamo di Shiba Inu, perché cioè, tutte cripto, però anche no. Niente, spero che questo video vi aiuti, ragazzi, statevi accorti, comprate i corsi sull'online marketing, capite come generare soldi, su quelli sugli investimenti, fate quello che volete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete il pollice in su, lasciate un commento, fateci sapere cosa pensate, in realtà non ce ne frega assolutamente niente, i commenti non li leggo, li legge il team per bannare quelli che non ci piacciono, non lo so, scrivetevi, stimola l'algoritmo, no, diventiamo virali e vai, andiamo a vincere, arrivederci.